fine è una persona che non ha etica e non ha morale, e non mi riferisco alla casa. Tutti noi abbiamo dei peccati veniali, io non potrei certo scagliare la prima pietra. Fini è senza etica e senza morale perché un certo giorno, dopo aver convinto per 20 anni milioni di italiani a votare MSI, a fare il saluto fascista, un certo giorno si è alzato e ha detto: il fascismo è stato il male assoluto. Lui poteva dire tante cose, perché è ovvio che non aveva più senso dirsi fascista o essere fascisti. E uno è giusto che nella vita cambi, ma dire il fascismo è stato il male assoluto è come dire, come se un uomo dice mia madre è una puttana. E questo offende i fratelli. No? Capita. Offende i fratelli. Capita, attenzione, capita che uno sia un figlio di puttana. Alessandro, una cosa... No, volevo finire il discorso. Volo, ma tu sposeresti una che è una puttana dichiarata? Cosa c'è? Beh. Non ho capito la domanda. Non ho capito, giuro, non faccio il finto tonto, non ho capito la domanda. Voglio dire, tu hai detto di fini delle cose lineari, contestabili, sì, se vuoi, ma lineari. Ebbene, Fini, con chi è stato? Con chi ha fatto il PDL? Con me? Con te? No, con Berlusconi. Vabbè, Berlusconi, certo, lo sapeva, quindi si è preso a caso una puttana. Cosa ah, vuole? Vabbè, sì, no, cioè, vabbè, voglio dire, se se l'è presa lui, no, ma si infatti, scopre che adesso sai, è una puttana. Vita immagino che si sbagli. Attenzione, questo è molto... Ma nella vita si sbaglia. Uno non può essere una puttana solo quando fa comodo. No.